Realizzato con un budget di 70.000 euro, E fu sera e fu mattina di Emanuele Caruso, a detta di Simone Riccioni, è un film che non ti aspetteresti mai di vedere, fuori da quelli che sono gli stereotipi comuni dei film commerciali. È un film molto particolare, diciamo che è un film che fa pensare e la domanda principale è che cosa faresti se sapessi che tra qualche giorno tutto può finire? Continueresti a vivere la tua vita semplice e normale oppure cercheresti di lasciare tutto quanto e concentrarti con l'essenza della propria vita? Quindi diciamo che questo film, che spero voi vediate, è un film che va fuori dagli schemi dei film di adesso. Questo sono Marse nel film, Marcello, un ragazzo che viene da una città grande e che per amore si trasferisce in questo piccolo paesino che si chiama Avila di 2000 abitanti, quindi trova dei sistemi, dei ritmi molto diversi, però diciamo che in ogni personaggio un po' di Simone, anche in Carlo, c'era, però diciamo solo quello, cioè solo la voglia di recitare. L'attore di Corridonia, già affacciatosi al panorama cinematografico, è stato molto contento di poter presentare il proprio film a casa sua. Contente sono state le fans di ogni età che hanno preso d'assalto Simone, rubandogli foto e autografi, ma soprattutto le 500 persone che hanno gremito la sala del multiplex di Piediripa. Talmente tanto legato che siamo riusciti a fare quest'anteprima qui, quindi sono contentissimo.